Questo dico, Fred alla fine è un giocatore carino, dico in fase conclusiva è zero totale, non mi segna mai a me. Però dico, ho avuto De Bruyne, io farà, dico, sicuramente sono scarso io, però dico De Bruyne tutta sta grande forza, non è che gliel'abbia vista da valere 200k. Cioè per dire, ti pigli un Kanté, sei sicuro che vedi la differenza. Sale da Fabbri sulle tribune in attesa del calcio d'inizio, ancora Che pochi istanti e si della comincia. Premier Piero porta Cimarro e questo. Stefano Nava nuovamente in vostra compagnia per raccontarvi l'emozione di questo match. Altro Ma c'è appuntamento con la centrocampo. Weekend League, gara che sta per avere inizio. Di fronte ai Raiders, Dai, che gol che devo prendere, guarda. Benietta, non Che cambiare incredibile il gol che attenzione. stavo prendendo. Amici miei che mi sentite, che soffrite Alex Telles. con me. E Benied. Tyson. Gabriel Jesus. Pallone irraggiungibile, comodo per il portiere. Comodo Ancora l'entrata del c'erano i portiere. tricchi. Che non lo so, alla fine si sì, aumenta Arbitro che viene sicuro in perché campo e secondo me il manda in porto lo campo. passa il turno, L'occhiola però perfetta vabbè. e palla recuperata. Può scatenarsi sulla corsia. Grande intervento Ci del posso difensore di Ajax. credere. Guarda quello, è rimasto bloccato là. Ci posso credere, io non ne ho approfittato. C'è stato un Quadrado. rimpallo, passaggio in mezzo, il portiere è uscito, la porta Va per vuota. fondo per il Quadrado gli si compagno. infilò dentro la porta e non lo riusciva a far uscire, era rimasto incastrato Raiola. nella rete. Pallone sul palo. E in tutto questo io non ho saputo approfittare, con Meita in potenze posizione non di lo so offside. dove andavo. E tu dici, vabbè, ne ho approfittato. Cerca la sovrapposizione. Sono un Continua ad ingenuo, avanzare. sono un ingenuo. Fondamentale il Sto mangiando un difensore. sacco di occasioni potenziali. Lui ha preso il palo con un bel tiro da fuori di Palla. Nainggolan. Tyson. Nainggolan base, c'ha di tiro Grande 30 intervento forse. del difensore. Vabbè. Occhio all'azione dei Raiders. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il Ma come fa? Ma vantaggio. esiste il vantaggio per Arbitro il calcio di della Premier League rigore? ha Ce lo fa indiscreto il tirare calcio dei dopo gli dà il blocchi e ha rigore, dopo che spezzato la aveva fatto il parità. passaggio. Era a pochi metri Vabbè, dall'azione. minchia, vedo cose Palla incredibili in questo tira gioco. via. Intervento del giocatore. Pare ci siano dubbi. Cucchiaio, e Attenzione te lo infili all'ultima in culo al parata. Ha cucchiaio. cominciato Te lo infili in malissimo. culo al Un po' di cucchiaio, sicurezza cane. quando si calciano i rigori. Una puttana minchia. Lo merita, il Calcio di cane se lo rigore merita. fallito che rischia di pesare sul risultato finale e sulla sua prestazione. Vedremo come reagirà questo errore agli 11 metri. João Cancelo. Prova a giocare sulle fasce. Ti Può segnassi andare. adesso dopo che hai sbagliato il rigore, sarebbe fantastico a livello Buono il mediatico. cross, attento il E ci pensa portiere che si Potenz! sblocca. Ti faccio il Tifosi robot, te lo meriti il impazziti, robot, due caro mio. gol Dopo aver fatto il cucchiaio, il robot Gioia. ci vuole. Ed ecco dunque, Come arrivato il faccio a primo gol in separarmi di conto, Danielino? 1-0. Come faccio? Ha capito tutto Allan. Apprezzabile questo pallone. Capisce tutto il difensore, ottimo intervento. 86 di velocità. Che mi sono mangiato il Giocata di 2-0. qualità O per meglio, intercettare il opportunità di pallone. fare il 2-0. Orca Daniel trota. Podence. Sto a difendere, mi sembra, Pallone ma in pare una porta agli niaglia. Parlato, avversari. vincerà 7-1 ora. Perdono palla. Ma Fred, io non Palla ti capisco nuovamente in certe volte, possesso. ma dove sei? Guarda che Arbitro gol che cretino che devo prendere, interviene. lo faccio tirare dal limite dell'area, un Mano tiro a due pareggia il conto all'ora e dunque, entra. 1-1. Minchia, è incredibile, oh, ha Il preso la prima Palermo sta volta il facendo palo, giocatori di ora riuscì a aumentare la pressione segnare con sul i tiri a portatore due degli all'ora. avversari. Vogliono lasciargli la Minchia, c'è possibilità da di conquistare morire, il ma gioco veramente c'è da dal morire.
Andai c'è là, un contrasto non lo vinco più. Guarda, 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 guarda che c'è là. Guarda che c'è là, guarda che c'è là. Dai un altro rigore, inventati qualcosa. Si è lasciato sorprendere. Palla spazzata bravi, via. Bravi ragazzi. Follia, follia, momenti di. Efficace il difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Bravissimi, andiamo, mi sono usato anni, man. Palla toccata in out. Comincia ora. Pallone che finisce in fallo laterale. Bella, questa partita è bella, proprio per farti diventare pazzo. Alla si abbassa per ricevere il pallone. Lucas, Gabriel Jesus. Oh. E finalmente c'è. Ah, quindi falli niente, si può fare di quello che ha fatto, va bene. Niente raga, questo c'ha un pressing cane incredibile, il pressing cane. Nota qui la lettura del difensore. Fred Lucas, Lucas Moura, palla per Gabriel Jesus, occhio al pallone. Ma vai a cagare, qui sono stato scontato come una pietra. Hanno spazio per andare in contropiede. Ma che fallo? Perché ormai gli fischi qualsiasi cosa. Mia Lucas. Lucas. Lo supera benissimo. Ferma tutto. Dai che c'è la, che sorte maledetta, guarda. Guarda che sorte maledetta. Pallone avversari. Quello è nuovo, quello c'ha la palla a un metro, ti pare che mi seleziona il giocatore. Non mi rompo le dita a selezionarlo io, non me lo va. Recupera palla e fa ripartire i suoi. Via 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 via. Minchia Gabriel Jesus, ma questo è l'alleanto, sì. L'arbitro ha concesso un solo minuto di recupero però. Sami Khedira. C'è l'errore di Reynolds. Va bene, va bene. Fischia, fischia la fine. E l'arbitro dice che può bastare. I primi 45 minuti si chiudono sul risultato di 1-1. Un'altra guerra questa. Ho fatto un tiro in porta. Lo capisco, mi sento di giocare bene, ma alla fine i tiri sono una merda. Squadra di nuovo in campo nella ripresa di questo match della Food Champions Weekend League. E vedremo quali indicazioni. Questo dipende da me. Ma no, guarda che i risultati si stanno un po' così, stanno stranamente dopo tutte le critiche iniziali. Trovarla. Perfetto oggi nei passaggi. Occhio al cross. Ah, io Alex Telles. Alla. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Ancora una volta perfetto nel recupero del pallone. Questo De Ligt ora non mi fa muovere più. Niente. È buona. De Gea dice di no. La classe è bella cercare la testa di un compagno. Palla che resta in zona pericolosa. João Cancelo. Ma va a cacare Cancelo, ma sì, proponiti, minchia, ma neanche uso. Neanche uso. Potrebbe crossare. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Brava che, brava che. Ma vaffanculo, vai, minchia che stiamo sbagliando. Proprio ripartenza è zero totale. Sto tiro con chiunque. Meno male che la fu. Ma cos'è? Ma chi ha fischiato? Hanno una buona occasione per portarsi in vantaggio. Vedremo come sfrutteranno questa. C'è la potenza qui, ma il portiere è stato sicuro, si è fatto cogliere impreparato.
Lillo non è in Golan, viene a prendere a Tyson, dai, andiamo lì. Attenzione buona per il cross. Allan. Palla per Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Strepitoso qui l'intervento del portiere che dice di no. Ha tolto la palla letteralmente dalla porta. Un prodigio, eh? Si porta in mezzo. Vince l'ennesimo Tavolino Potenzio. Che ha fatto? Un solo gol di vantaggio. Ti ascolto, ti ascolto. A difendere considerando quanto manca la scala. Punteggio cambiato. Gli ruba benissimo il pallone. Mamma mia. Ha fatto il botto. È vivo. Oh, è morto. Ma chi sta guardando? Scusa. L'ho trovata e mi credo che l'ho conosciuta. Bene, ragazzi. Se mettessi Adama a sinistra succede qualcosa. Cioè, tipo, per legge si può fare. Perché è contro, cioè sarebbe contro Quadrado, che è Quadrado è girissimo da recuperare. Buona la coordinazione, è passato bene la palla, è uscita fuori una conclusione solo leggermente imprecisa. João Cancelo. Il pallone è uscito. Bravo Lucas. Oh, ma se va bene non c'è fallo. Mamma mia, traversa. Traversa, questo si infila anziché tirare, è solo davanti alla porta. Io ormai ero in pappa totale. Guarda qua, uscita difensiva di merda. Trova che sta a suolo, guarda lì, due volte su due gli ho regalato la palla. Lo merito il gol, lo merito il gol a due. Minchia, non riesco a uscire difensivamente col portiere. Cioè, rimesso al fondo dal portiere, gli regalo due volte la palla su due. Che fa, scherziamo. Questa minchiata che facevo prima. I regali questi. Avversario forte. E io gli devo fare i regali. Non è che ti lo faccio vincere perché. Per merito. Io gli devo regalare io i gol. Rodrigo. Sui piedi il pallone. Jesus! Trappola! La sicurezza della vittoria, ma è davvero un grande vantaggio. Un po' di script c'è qua. Devono mantenere alta. Fatto un passaggio a spalle alla porta. Secondo me per portare fino in fondo questo risultato. Può segnare? Ha la licenza per segnare. Sicuramente meritato il gol qui, ha mancato quel pizzico di fortuna necessario in questi casi. Sei fortissimo per te, pure per me. Fred, tocco per Rodrigo. Lucas ha spazio per andare. E dai, adesso chi è? C'è un mostro dietro. Sembrava Van Dijk e De Nijer. De Nijer. L'ha buttata via, l'ha letta bene il difensore. Ma vedi che è la versione. Non è finita. Occhio perché questo può essere il pallone. Sì, doppietta di Jesus. Doppietta di Gesù. Che fa robo ogni gol ormai. Siamo qua robotizzati. Risultato adesso su 4-2. Ancora. Come ne sa Vettito, non dove si mette, aveva fatto un tiro a fine primo tempo. Sì, ma Vettito non fa niente. Ecco, meritato, all'81esimo Pio palla con Gomez, gliela regalo, di nuovo, per fargli fare il 4-3, perché devo soffrire? Minchia, è incredibile.
regalano palla agli avversari. Questo prezzo benissimo, qua che me la devo giocare normale, se penso di girare palla, guarda qua, sta attaccando con 16 uomini. Non può fallire, attenzione. Beh, no, mamma mia, miracolo di Dedea, continua mi sta aiutando il computer, io sono sincero. Mi sta assolutamente aiutando lo script, signore. Senza chiacchiere. Via Dama, via Dama, che è buona. Ha provato l'anticipo sui difensori, c'è la posizione di offside. Correa. Altro pallone in mezzo. Pareggio, hai visto? Pareggio, 4-4. Ma è questo, il gioco è questo. Tu devi essere sveglio. Non c'è niente da fare, no, non puoi regalare niente. All'ottantesimo non lo puoi prendere il 4-3. Non lo puoi regalare, è inutile, è inutile. Quindi devi andare a morire ora. Fred, serve Lucas Moura. Guarda là, ma ha fottuto di nuovo palla, perché ormai non ci sono più. Non lo farà il 5-4, io ne sono convinto. Parità dunque, si va ai tempi supplementari. Che assurdo, questi supplementari sono assurdi. Sono assurdi questi supplementari. Dico 17 tiri a 4 per lui e siamo 4-4, è una vergogna. Poi il computer mi aveva aiutato in tutti i modi possibili e immaginabili. Cioè io gli ho regalato però a lui 4 gol su 4. 4 gol su 4 gli ho regalato. Vabbè, a questo punto c'entra Papu Gomez, non lo so. Posso di Jesus. Vabbè, non ho che fare. A difendere con questo, con Ben Yedder non si riesce a marcare. A parte che Ben Yedder è incredibile. Cioè, nei rimpalli con Gomez, nei rimpalli, guarda, con chiunque. Ma poi c'ha pure questo, sto chi è un altro lungaglione. Tira la mano. Vabbè, parata. Rodrigo ha aperto parata. Rodrigo. Decisivo. Quindi i rigori solo per me sono, diciamo, solo quando li faccio io, giusto? Resiste il pareggio, grazie al portiere. Si è preso la scena. Bravissimo con questo intervento. E sarà la rilascio passare. Preferisce toccarla come? Occhio a Nainggolan. Occhio al Papua. Rodrigo ha spazio lungo la corsia. Non concede. Non mi fischia fallo, raga! Ma che fa, scherziamo? Cioè, ma ha buttato a terra Rodrigo, ma l'ha allungata la palla, De Ligt mi piglia in pieno, in scivolata. Non c'è niente, si continua. Vedremo se riuscirà a sfruttare questa rimessa. Buona triangolazione. Può metterla dentro. Gomez. Gomez. Minchia, ma sorta ne hai. Sorta ne hai nei rimpalli. Dico, sei più bravo, quello non ci piove. Hai una suite nei rimpalli di muore. Va bene. Dalla squadra avversaria. Giocatore talentuosissimo. Mi fa ciccare farà che, ma segnava sicuro. È forte il modo da buttare fuori. Niente da fare. Decisione sacrosanta. Chi mette la difensore centrale? Metto Tejes centrale e Adama tra, anzi se faccio, facciamo così, Traoré a centrocampo, Allan
difensore centrale e Tejes terzino. Tolgo una al centro, metto Gomez a sinistra, Rodrigo mezza punta. Vabbè, tutto questo dobbiamo sperare che questo sia scarso nella punizione, che se è forte dal limite segna 100%. L'occasione buona per portarsi in vantaggio, può metterla da lì. Il portiere fa tuffi stranissimi. Sembrava battuto. Per sua fortuna la punizione è terminata di poco sopra la traversa. Si andrà avanti a giocare per altri 60 secondi. Interessante la verticalizzazione qui. Rigore! Rigore per me! Mamma mia, visto? Sì, visto che ne approfitto io col papu. Tejes al 106esimo. Si va il secondo tempo, difesa a stravoltranza. Vedi, ad esempio i gol glieli ho regalati io, ma questo rigore me lo sono inventato io. Ero solo col papu in mezzo a tutta la sua difesa schierata. Mi sono messo a fare suola avanti e indietro. De Ligt è venuto come un treno. Ora lui ha messo giustamente pressing a suboltranza. Fondamentale difensore. Correre. Perde palla. Guarda lì, oh, fallo non me lo dà, ha preso tu, è mia, eh? Che miracolo gli ha fatto il portiere! Ma che miracolo gli ha fatto il portiere! Sceglie l'appoggio, concede la touche, la rimessa laterale. Lucas Moura, servito Tejes, può cercare il cross. Rodrigo. Occhio perché questo può essere il pallone giusto. Ma vaffanculo Rodrigo, segni contro di me, segna come ghe. Ma in cesto gol l'ha fatto. Contro di me, segna come ghe. Traguardo è vicino, devono mantenere il vantaggio ed evitare i rigori. Forse l'ultima chance per evitare la sconfitta. Ha rischiato molto il difensore qui, ma gli è andata bene. Possibilità di contropiede. Difesa che recupera bene qui e blocca il contropiede. Pubblico di casa che prova a trascinare la propria squadra che è sotto di un gol, quantomeno verso il pari. Sarebbe un risultato prezioso per come si è messa la partita, visto quanto manca da giocare. Occhio, pallone importante per chiudere la partita, attenzione! Vinci i bomba. Fischia, sì! Arriva il fischio finale, pubblico che dimostra di non aver. L'ultimo stava facendo una minchiata. Perché praticamente quando tu arrivi spalla e spalla, pure che sei in vantaggio, io faccio direttamente tipo il passaggio indietro al portiere. Ma la palla non è mai tua, se è quello dalla spallata, la palla gli ritorna a lui. Non lo capisco sta cosa. Sono intervenuto con una scivolata di Gomez. Può andare. Beh, questa è una bella vittoria, una rapina assurda, perché dico. Ah, beh, l'hai voluto, no? Vabbè, fai il video. Tu scrivi secondo.